Marissa Chiodini è l'autrice di Filastrocche Rimelente, una raccolta di filastrocche e racconti brevi, scritti quasi sempre a partire dal punto di vista dei bambini, perciò ricchi di personaggi di fantasia, che invitano ad andare al di là delle apparenze, a non farsi divorare dai problemi quotidiani, ma a provare a godere dei piccoli momenti di gioia. In questa intervista l'autrice ci parla del suo libro e dei bambini a cui lo dedica. Signora Marissa, ce ne vuole parlare? Mi piacerebbe portare avanti, e questo è un impegno proprio personale, è avere questo desiderio che non si deve perdere, che è la speranza, che è credere che c'è una soluzione per tutto, che nel nero più buio c'è sempre un pezzettino di luce, che in ogni nostra vita c'è una possibilità di cambiare. Questo è proprio un mio modo di voler vivere anche, cioè quello che sto vivendo io personalmente, cioè crearmi sempre delle vie di uscita, cioè questi tunnel che è questa vita veramente a volte molto, io appunto faccio molto volontariato, no? Per cui tocco abbastanza parti di questo mondo vicino a noi che è molto molto provato dalla realtà, dalla quotidianità. Allora mi piace veramente instillare questo senso di non abbattiamoci, siamo caduti in terra, ma rialziamoci, possiamo, proprio insieme possiamo fare questa cosa. E questo è Infatti, proprio. sì, infatti proprio Prego. nel titolo lei dice proprio rimelente, cioè rimandando ad una lentezza che si deve trovare in contrapposizione a questa freneticità che comunque a cui tutti siamo costretti, diciamo. Adesso io mi sto un po' infervorando, però veramente questa cosa mi sta molto, mi sta prendendo, è come se venisse fuori una parte di me che ho sempre tenuto molto intima, no, mia, però in questo momento facendo, stando vicino a queste persone che sono i senza tetto, gli anziani e i bambini ai quali dedico questo libro, che sono i bambini dell'Ancora, se lei ha visto alla televisione, Don Renzo Zocca è l'ideatore dell'Ancora, io mi sento orgogliosa perché proprio voglio partecipare a questo suo messaggio che è di donare, no? Il dono come parola amica, parola nuova, parola facile, è facile donare, basta aprirsi, basta, ecco, per cui io veramente è un momento, diciamo così, molto, molto forte per il mio percorso, per la mia vita, insomma io sono arrivata a 53 anni e desidero anche portare avanti questa cosa ancora per un po'. Il messaggio che si coglie anche sfogliando il suo libro è un messaggio, è il bisogno di rispetto che ci vuole per i propri figli, di diciamo, assecondarli, assecondare la propria natura, i propri sogni, le proprie scelte di vita. Dicevamo appunto che lei ha di queste esperienze, ne ha vissute per tutte le attività in cui è impegnata. Si perde un po'. Diciamo, nella corsa contro il tempo che ognuno di noi fa, si perde un po' questo aspetto poi alla fine della giornata, di appunto di rispettare, di ascoltare e di vivere dei piccoli momenti di gioia insieme ai propri bambini. Di ascoltarmi proprio e di dar credito a quello che dicono, perché molto spesso io mi sono accorta che dietro a un capriccio che si gratta l'occhio e dice ai ai ai, tutti dicono Madonna, ti stai ancora Marisa, lascia la perdere che si sta lamentando, ma dietro a quello c'è un desiderio che vuole attraverso questa roba chiederti stammi vicina, e allora tutte le volte dico guarda che teneri che sono e come siamo grezzi noi, no, che non riusciamo a percepire queste loro cose piccole, ma sono la loro vita, no? Molto spesso non li ascoltiamo proprio perché siamo veloci, perché il tempo non ce lo permette, perché siamo abituati a giudicarli già da piccoli, no? Questo va bene, questo no, stai facendo una sciocchezza, quello lì non va bene, non è a posto, non sei corretto. Invece di lasciarli veramente sbocciare, cioè veramente c'è un mondo gigantesco, c'è un futuro nel loro occhio.
no? In questo modo noi non ci accogliamo noi grandi. Io non ho figli, però questo non vuol dire che non conosco i bambini. Li guardi, i bambini sono di tutti, io sono partecipe della loro vita dal momento se un bambino è vicino a me, è bello che lui avverta che c'è una, che c'è un'amica, no? Certo. E non siamo tutti così cattivi, brutti, siamo tutti dei mostri, no? Ci sono anche dei sorrisi vicino a questi bambini, per fortuna, e io voglio essere uno di questi. Come giunta? Signora Marissa, come è giunta, diciamo, alla pubblicazione di questo libro? Come le è venuta l'idea di pubblicare poi questi suoi scritti? Beh, guarda, è inevitabile arrivare a dire, tutti dicono, ma perché non lo fai vedere a qualcuno? Ecco, io tra tutti i miei mille discorsi di donna non atta a quello che è questa modernità che è il computer con tutto quanto, sì. Ho pensato di inviare qualcosa a qualche editore, qualcuno mi ha risposto che non tratta questo tipo di dei bambini, di filone bambini, qualcuno mi ha detto no, non siamo ancora pronti, altri non mi hanno risposto, voi invece mi avete risposto. Questo è stato un momento molto importante perché qualcuno ha letto qualcosa di mio e mi ha proposto, e questo è stata una cosa. Dopodiché mi sono resa conto, andando avanti, che il presentare un libro non è una sciocchezza, cioè certo, che facciamo una cosa io e te e ciao e ti saluto, è mettermi un po' in mostra. Questo per me è un po' dura, perché io sono una tipa molto misantropa, tutto nel mio giro, nel mio cosino e così, no? Questo di esperto. Però mi ha fatto anche molto piacere che le persone che hanno letto il mio libro hanno detto, che carino, abbiamo notato delle robe che neanche ci sognavamo che tu pensassi, no? E questo è stato come un rivelare qualcosa che, se non lo scrivi, nessuno si accorge, perché solo scrivendo tu hai modo di ascoltarti, no? Io ho modo di ascoltarmi se scrivo, perché poi rileggo e avverto quello che ho scritto, se no sono solo chiacchiere, non so perché, solo parlare. Le chiedo di riassumerci in una frase cosa rappresenta questo libro per lei e cosa vorrebbe che significasse per i suoi lettori. Piacerebbe veramente portare avanti questo discorso di ascolto bambini e scrittura per i bambini, proprio fatta per loro, immaginifica, fantasiosa, cioè vende un sacco di cose, eccetera. Mi piacerebbe usare questa parte di me, sì, che è stata sempre lì latente, e metterla avanti. E vorrei che quelli che leggessero questo libro, queste mamme, inviato alle mamme, no, si fermassero e guardassero negli occhi i loro bambini. Questo per me è proprio veramente che li guardassero come se fossero la cosa più meravigliosa, la cosa più straordinaria, che trovassero questo entusiasmo nella loro vita, negli occhi dei loro figli, e che non si dimenticassero anche quando gli è grandi. Io ho delle amiche che hanno dei figli che ormai sono grandi, a volte mi fermo e gli dico, ma prova a ricordare quando erano, come li guardavi quando erano piccoli, prova a guardarli adesso con tutte le loro pene, che sono appunto l'adolescenza, i cambiamenti, i morosi piuttosto che gli morosi, la scuola che non... cioè prova a fermarti a guardarlo e non aspettarti delle robe che tu vuoi da lui, no? Perché io diciamo, un mio nipotino è troppo severo, non ha amici, non è uno che solesco, quell'altro invece è troppo staccenata. Allora dico, ma che cosa volete voi dai vostri figli? Cioè, impariamo a volere quello che vogliono loro e non a volere da loro quello che noi ci aspettiamo. Ecco, questo mi piace veramente, comunque, che le persone guardino i loro figli che crescono anche. Mi sembra un bellissimo. Per cui questo mi piacerebbe.
Filastrocche Rimelente di Marissa Chiodini è acquistabile sul sito www.booksprintedizioni.it. Thank you.